Preghiamo. Donaci, Padre buono, il tuo Spirito, perché guidi ogni nostra azione e irradi sul cammino della Chiesa la luce di santità che rifulse in tutta la vita della Vergine Maria. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Fermiamoci un momento in silenzio e sostiamo per un breve esame di coscienza. Ascolta, Padre Santo, la nostra preghiera e ricolmaci della grazia dello Spirito, perché come Maria, la tutta santa, accogliamo in noi il Figlio tuo che viene a fare di noi il tuo regno, ora e per i secoli dei secoli. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e Dio era il Verbo. Questi era in principio presso Dio. Tutto per mezzo di Lui fu fatto, e senza di Lui non fu fatto nulla di ciò che è stato fatto. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce nelle tenebre brilla, e le tenebre non la compresero. Ci fu un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Questi venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma per rendere testimonianza alla luce. Era la luce vera che illumina ogni uomo, quella che veniva nel mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di Gesù, dammi il tuo cuore, così bello, così puro, così immacolato, così pieno d'amore e di umiltà. Rendimi capace di ricevere Gesù nel pane della vita, amarlo come lo amasti e a servirlo sotto le povere spoglie del più povero tra i poveri. Amen. Sostieni tutti i volontari e quelli che regalano il loro tempo a chi è solo. Possono trasmettere calore secondo lo stile di Maria. Non permettere che l'arroganza e la superbia rovinino la nostra vita. Suscita in mezzo a noi persone capaci di pace e di riconciliazione. Perché la Chiesa, che vede Maria la primizia della umanità redenta, viva in pienezza il dono dello Spirito e apra incessantemente alla sua opera la loro azione. Preghiamo.